In studio Marco Scavino. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura i funerali delle vittime della tragedia di Ravanusa, funerali trasmessi in diretta nazionale, perché la giornata di oggi è una giornata di lutto non solo per la Sicilia ma per l'Italia intera. C'era anche un cuscino di rose rosse con il nome del piccolo Samuele e un pupazzo insieme alle 9 bare in piazza Primo Maggio. Sul feretro di Selene Pagliarello, la mamma del piccolo Samuele che doveva partorire mercoledì scorso, c'era anche un fiocco azzurro. Oggi è il giorno dei funerali di Stato delle vittime dell'esplosione di Via Trilussa, quando 4 palazzine si sono sbriciolate a causa di una fuga di metano lo scorso 11 dicembre. Piazza Primo Maggio è stracolma di persone in silenzio, in riflessione per quanto accaduto, solo lacrime e tristezza per una tragedia che forse si sarebbe potuta evitare. I feretri hanno attraversato la strada principale di Ravanusa, tantissima la gente che si è stretta attorno al dolore delle famiglie delle vittime, Pietro Carmina, Carmelo Scibetta, Giuseppe Carmina, Selene Pagliarello, Giuseppe Carmina, Calogero Carmina, Liliana Minacori, Angelo Carmina e Crescenza Zagarrio. Presenti ai funerali il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il presidente della Regione Nello Musumeci e poi c'erano i volti dei familiari piegati dal dolore e i soccorritori. A celebrare la Santa Messa il vescovo di Agrigento, Monsignore Alessandro Damiano, che nell'omelia ha detto: «Dalle 8:30 di sabato si è fatto buio, l'esplosione non ha dato scampo, un grembo è diventato tomba. Si è fatto buio nelle famiglie che hanno sperato fino all'ultimo nel miracolo e si è fatto buio nella comunità di Ravanusa che ha perso un pezzo di sé e ha perso anche la possibilità di sentirsi al sicuro con un sottosuolo che si è rivelato pericoloso, con strutture precarie». Intanto continuano le indagini della Procura di Agrigento sulle cause del disastro. Stanno lavorando i periti della Procura e i Vigili del Fuoco, oltre al nucleo investigativo antincendio. Si indaga per disastro e omicidio colposo. E da questa mattina bandiere a mezz'asta in tutti i comuni della Sicilia. Il giallo di Donna Lucata adesso. È ancora tutto da chiarire ciò che è successo ad una giovane donna di 33 anni che ha scelto di togliersi la vita a Donna Lucata, frazione rivierasca di Scicli. La donna era in compagnia di una 46enne, anche lei avrebbe tentato il suicidio, ma si sarebbe pentita. La vittima è originaria di Milano, mentre l'amica è originaria di Ragusa. Le due hanno preso un taxi che le ha trasportate da Ragusa a Donna Lucata. Dal centro cittadino si sono spostate in un luogo più periferico della frazione. Lì l'insano gesto, si sono buttate in acqua. La 46enne, ora in cura dei sanitari, ha riferito però di essersi pentita del gesto e di non aver scelto di buttarsi, mentre l'amica ha continuato. I carabinieri, secondo la ricostruzione attuale, però escludono la pista dell'omicidio. Alla base dell'insano gesto, secondo gli inquirenti, un disagio di natura sociale, di natura psicologica o probabilmente il legame a qualche gruppo su cui chiarire adesso l'origine, la natura e i movimenti. Già nella mattinata di oggi le donne però avevano chiamato il 112 riferendo di essere perseguitate dai social, ma anche da altro. Frasi sconnesse e con logica poco chiara per gli inquirenti. Una chiamata con volontà di presentare una denuncia, non si sa a chi e perché. Ricostruzioni frammentarie di ciò che è poco chiaro e che dovrà essere chiarito nelle prossime ore. A lanciare l'allarme sono stati 2 cittadini di Donna Lucata che hanno allertato la polizia municipale che aveva appena terminato il proprio servizio di perlustrazione del territorio. I cittadini sono stati allertati dalla 46enne ragusana. Uno dei due si è gettato in acqua per recuperare quello che purtroppo ormai era un cadavere. Il bersaglio non sarebbe stato Paolo, bensì suo padre. Questo hanno scoperto i carabinieri in riferimento ai fatti del 30 novembre a Noto. Prima il litigio, poi i colpi di pistola, uno di questi alla testa del figlio. Paolo Mirabile, il 17enne, investito da un proiettile a Noto, sarebbe morto per una lite scoppiata tra il padre e un 33enne, per futili motivi. Sarebbe stato dunque proprio il padre del 17enne il destinatario della pioggia di proiettili scaturita per un litigio.
I toni si sarebbero surriscaldati per l'alcol, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, che hanno fermato Vincenzo Di Giovanni, pregiudicato, appartenente anche lui alla comunità dei camminanti, così come i Mirabile. Il ragazzo stava entrando in auto nei minuti di tregua dopo il litigio violento di qualche minuto prima, lì il colpo di pistola alla testa. Ad incastrare l'uomo sono le immagini di videosorveglianza che hanno permesso ai militari di ricostruire l'accaduto. Una svolta nelle indagini iniziate poco dopo la sparatoria del 30 di novembre scorso, sino al blitz nel quartiere. In quell'occasione, già dal 2 dicembre, sequestrate armi e identificate numerose persone. Durante i sopralluoghi di fondamentale importanza è il rinvenimento di proiettili. Il decesso del ragazzo, lo ricordiamo, è avvenuto il 4 dicembre a Catania, dove era stato trasferito d'urgenza. Il 17enne Paolo Mirabile lascia orfana una bambina di poco più di un anno. Continuiamo a parlare di questo argomento, lo facciamo con le dichiarazioni rese ai nostri microfoni dal maggiore Clemente, che ha coordinato le indagini e che ha ricostruito le fasi di indagine, ma anche quanto è accaduto quel 30 novembre. Sentiamo. La persona fermata è un uomo di noto, classe 88, conosciuto già alle forze dell'ordine in quanto aveva anche dei precedenti di polizia. Era un soggetto noto per precedenti specifici? Non specifici per reati contro la persona, comunque un soggetto appartenente alla comunità dei camminanti di Noto. Il movente scaturisce da futili motivi, in pratica dall'attività di indagine che è stata svolta dai militari del nucleo investigativo. È emerso che alcuni minuti prima della sparatoria c'era stata una lite tra l'uomo che è stato arrestato e il padre del ragazzo che poi è morto. I due episodi, la rissa, se così la vogliamo chiamare, e poi la sparatoria sono strettamente collegati tra di loro. Di che motivi si parla realmente? Allora, dalla visione delle immagini che sono state acquisite durante le indagini e anche dalle attività di indagine che sono state svolte mediante anche l'escursione di alcune persone che erano presenti sul posto, sembrerebbe che la lite sia scaturita verosimilmente da abuso di sostanze alcoliche. Durante l'espletamento dei rilievi tecnici, i militari hanno rinvenuto numerose bottiglie di alcolici che erano proprio sul posto dove poi era avvenuta la rissa iniziale. Fanno parte di due gruppi contrapposti o c'era armonia, se così la si può definire, tra i gruppi di appartenenza rispettivi? Ma in verità non esistono dei gruppi contrapposti, parliamo di una comunità come quella dei camminanti, che comunque è una comunità abbastanza chiusa, che già durante l'anno scorso è stata protagonista di altri episodi simili, dove non ci sono stati omicidi, ma comunque dei tentati omicidi. Ecco, proprio sotto questo punto di vista è stata difficile come operazione anche insediarsi e entrare proprio in quel quartiere, oppure è stato semplice, avete trovato collaborazione da parte della popolazione residente? Allora, dobbiamo fare una premessa, non esistono e non possono esistere zone franche in Italia, ma soprattutto in città come quella di Noto. Mi rammarica dire che in effetti non abbiamo trovato collaborazione, non abbiamo trovato collaborazione neanche dai genitori del ragazzo, che come si è visto anche durante la parte iniziale delle indagini erano presenti a vario titolo sul posto dove è avvenuto l'omicidio del proprio figlio e non hanno inteso collaborare né con gli inquirenti ma neanche noi con gli investigatori per far sì che il loro figlio di soli 17 anni con un bambino di solo un anno avesse giustizia. Sono state le immagini di videosorveglianza correlate anche all'attività dei rilievi tecnici che sono stati fatti sul posto nelle immediatezze della sparatoria, perché inizialmente su quella che era la ricostruzione, diciamo, offerta dai genitori, il posto dove era successo il fatto era diverso rispetto invece a quello che abbiamo poi dopo dimostrato noi tramite l'acquisizione delle telecamere e rilievi tecnici, che hanno permesso di rinvenire dei bossoli e soprattutto un'ogiva schiacciata, e quindi a individuare la vera e propria scena del crimine.
La si potrebbe definire la clinica dell'orrore, una struttura che doveva ospitare, confortare, dare sostegno a persone diversamente abili, era in realtà una casa delle torture. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, che ha fatto luce su vessazioni, torture, soprusi nei confronti di persone con disabilità nel palermitano. Crudeltà e nefandezze disumane, a questo erano sottoposte le persone psicologicamente e fisicamente fragili, ospiti della casa di cura Suor Rosina la Grua di Castelbuono nel Palermitano. Immagini aberranti, comportamenti estremamente gravi, persone che invece di essere accuditi e protetti erano vessati, mortificati e umiliati da gesti lesivi della propria dignità e costretti a vivere nel degrado. Grazie alle indagini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo su delega della Procura di Termini Imerese, 35 persone risultano indagate, di cui 10 finite in carcere, 7 ai domiciliari, 5 sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza e 13 destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale per un anno. Sono accusati a vario titolo dei reati di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Nella residenza Lager i disabili sarebbero stati picchiati, segregati e rinchiusi per ore nella cosiddetta stanza relax, un locale vuoto e privo di servizi igienici in cui sarebbero rimasti senza acqua e cibo. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo di una onlus che in regime di convenzione con l'ASP di Palermo fornisce servizi di riabilitazione a ciclo continuo in favore di 23 pazienti con gravi disabilità fisiche e psichiche e di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 6,7 milioni di euro. Tutte le figure professionali che operavano presso la struttura residenziale erano coinvolte o comunque consapevoli delle condotte delittuose in danno ai pazienti. C'è anche un funzionario dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo tra i 35 destinatari della misura cautelare emessa dal GIP di Termini Imerese. Il Covid-19 con le nuove zone arancioni in Sicilia e con una campagna vaccinale che procede anche per i bambini. Intanto iniziamo col bollettino delle ultime 24 ore. 176 casi in più rispetto alla giornata di ieri in Sicilia, per un totale di 1.522 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, numeri in rialzo a fronte di 30.762 tamponi, con un tasso di positività pari al 4,9%, mentre ieri si era fermata al 4,2%. L'isola è comunque al settimo posto per contagi in Italia. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 48, quindi meno 4 pazienti rispetto a ieri. Le persone ricoverate invece negli altri reparti sono 485. Nell'isola oggi però si contano 11 vittime per un totale di 7.329 decessi dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda il dettaglio, provincia per provincia, Palermo conta 330 casi, Catania 356, Messina 266, Trapani 155, 135 invece a Siracusa, 104 a Caltanissetta, 69 ad Agrigento, 60 a Ragusa, 47 ad Enna. Intanto da sabato 18 sino a lunedì 27 dicembre in zona arancione andranno il comune di Castrofilippo in provincia di Agrigento, Marianopoli a Caltanissetta, Motta Sant'Anastasia nel Catanese, Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea a Messina. A un giorno dall'apertura della campagna vaccinale per i bambini sotto i 12 anni, sono 15.000 i bambini che hanno già avuto la loro prima dose di vaccino anti-Covid. Sono 15.000 i bambini tra i 5 e gli 11 anni a cui è stata somministrata la prima dose di vaccino anti-Covid a un giorno dell'apertura delle somministrazioni. Il dato aggiornato questa mattina è pubblicato sul sito del governo. Su una platea complessiva di 3.656.069 si sono vaccinati 15.063 bambini, per la precisione. Intanto ci si apre alla possibilità in primavera di avere un vaccino per i bambini sotto i 5 anni. A dirlo, come riporta l'ANSA, il sottosegretario della Salute Andrea Costa, che dice: la
scienza ogni giorno procede ed è ragionevole pensare che a marzo-aprile ci potrebbe essere un vaccino anche per gli under 5. Intanto dalla regione siciliana è stata diramata una circolare per incrementare le immunizzazioni con le indicazioni operative riguardanti l'estensione dell'obbligo vaccinale anti-Covid al personale delle istituzioni scolastiche e del sistema di istruzione e formazione professionale, in coerenza con quanto stabilito dalle recenti disposizioni nazionali. Circa il 95% del personale scolastico in Sicilia è vaccinato, mentre il 70,61% di studenti tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose. Siamo in linea con le medie nazionali, hanno dichiarato Roberto Lagalla, assessore all'istruzione, e Ruggero Razza, assessore alla salute. Per incrementare la percentuale di vaccinati tra la popolazione scolastica, oltre ad accessi dedicati negli hub, i dirigenti scolastici potranno avanzare un'istanza all'ASP territoriale per calendarizzare alcune sessioni vaccinali negli istituti. Sulla gestione di casi e focolai infettivi da Covid-19 individuati nelle scuole, la circolare ribadisce che sulla base delle relative risultanze in relazione al numero dei positivi, il dirigente scolastico potrà disporre l'eventuale sospensione delle attività didattiche nelle classi interessate in presenza di emergenze sanitarie a carattere locale, comunque caratterizzate dalla classificazione in zona rossa o arancione. Il provvedimento di chiusura o sospensione delle attività didattiche, parziale o totale, può essere disposto dal sindaco previo obbligatorio e conforme parere dell'ASP competente per il territorio. Il responsabile dell'hub di Ragusa e dell'RSA dell'ospedale Maria Paternò Arezzo, il dottore Giovanni Ragusa, raccomanda alla responsabilità. La maggior parte dei ricoveri che si registrano sono tutti di persone non vaccinate. Richiama alla responsabilità, al senso civico e invita alla vaccinazione. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo in tutto il territorio ibleo, soprattutto in questo periodo si sono registrate lunghe code negli hub, sia perché a molte è scaduto il Green Pass, sia perché si avvicinano le festività e molti si stanno organizzando per stare accanto ai propri cari, ma preferiscono farlo in sicurezza. L'emergenza sanitaria continua, aumentano i casi di contagio da Covid-19 e ricoveri. La Sicilia è al 7° posto a livello nazionale. Nel reparto di malattie infettive a Ragusa, la maggior parte pazienti e Novax non vaccinati che hanno bisogno di cure mediche, come ha confermato il responsabile dell'RSA dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, il dottore Giovanni Ragusa. Purtroppo stanno aumentando i ricoveri, infatti abbiamo saturato il reparto di malattie infettive, abbiamo saturato il pronto soccorso, la stanteria e io sto saturando la RSA Covid al Paternò Arezzo che dirigo, perché c'è bisogno di posti, perché sennò siamo costretti ad aprire altri reparti. La maggior parte dei ricoverati è Novax, non vaccinati. Cioè. Che tipo di sintomi hanno? No, i sintomi, grazie a Dio, ancora non sono molto, molto importanti, molto gravi, però si devono trattare. Ho visto persone ammalarsi, ho visto persone morire e ho visto persone salvarsi grazie ai vaccini. Non sono nessuno per poter consigliare agli altri, questa è una cosa personale che devono sentire loro, sia per salvaguardare la loro stessa salute che per salvaguardare la salute degli altri. Quindi spero solo che chi lo fa per mancanza di coraggio trovi il coraggio per vaccinarsi. Il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando un'ulteriore misura di sicurezza per assistere ai grandi eventi, agli spettacoli. Potrebbe essere necessario un tampone. Cosa ne pensano i cittadini? Glielo ha chiesto Sara Donzuso. Non si esclude la possibilità di inserire l'obbligo di tampone anche ai vaccinati che si recano ad assistere a grandi eventi. Lo ha detto Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. In caso di innalzamento del numero dei casi positivi, dunque, il governo può decidere di fissare questo obbligo, senza dimenticare che però è necessario continuare a indossare le mascherine e anche di considerare l'uso della mascherina in situazioni particolari come le festività natalizie. Restano misure sempre utili a contenere la diffusione del Covid-19, anche quelle di mantenere il distanziamento e promuovere la ventilazione dei locali, ricorda lo stesso Locatelli. Idea quella del tampone obbligatorio che trova il consenso della gente, che così si sentirebbe più sicura. Io non l'ho mai fatto, ho eseguito tutti e tre i vaccini, non ho mai fatto un tampone, sto un tantino attento e basta. Penso che sia una cosa giusta. Ti farebbe sentire più sicura?
Sì. Si valuta la possibilità di far fare il tampone per assistere ai grandi eventi anche per chi è vaccinato. Cosa ne pensi? Penso che sia giusto, perché considerato che comunque il Green Pass non costituisce per i tuc vaccinati la sicurezza di essere negativi al Covid essenzialmente, penso che potrebbe essere un giusto rimedio, diciamo. Io ho il Green Pass, ho fatto anche il terzo vaccino, ma l'ho fatto ieri, può darsi pure che domani sia di nuovo positivo. Il tampone, diciamo, vieta tutto questo. Assolutamente sì, anche perché le persone che in questo momento mi ispirano più fiducia sono proprio quelle che hanno il tampone. Quindi assolutamente sì. C'è la pubblicità, tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. In apertura i nuovi scenari che si prospettano per la Fornace Penna di San Pieri. Veronica Puglisi. Si apre uno spiraglio per la tutela e la salvaguardia della Fornace Penna. Dopo le attese e i silenzi si giunge alle fasi preparatorie della messa in sicurezza del bene di archeologia industriale ad opera dei proprietari. Ieri riunione Fiuma alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali di Ragusa, alla presenza del soprintendente Nino De Marco, del responsabile del servizio ufficio del Genio Civile di Ragusa, Ignazio Pagano, e dell'ingegnere Calvo, direttore dei lavori incaricato dalla proprietà per il ripristino dei luoghi. Le attività che hanno preso il via con l'inserimento della recinzione abbattuta dal vento prevedono tre fasi, ha sottolineato De Marco: l'installazione, come detto, delle transenne, la catalogazione dei laterizi e parti delle arcate crollate che devono essere recuperate per liberare l'aria interna, il disgaggio delle pietre pericolanti. Terminate le fasi preparatorie si passerà all'inserimento di una forma di esoscheletro con il puntellamento delle strutture murarie al fine di evitare crolli e salvaguardare l'incolumità pubblica. Una riunione di natura tecnica, ha sottolineato De Marco, un incontro avvenuto a distanza di oltre 10 giorni dalla comunicazione con cui la soprintendenza, a seguito dell'ultimo crollo di 3 arcate, ha intimato i proprietari all'avvio della messa in sicurezza del bene. I tempi dei lavori, la loro calendarizzazione, ha dichiarato De Marco, saranno stabiliti dall'ingegnere Calvo, che qualche giorno fa ha effettuato un sopralluogo con la Protezione Civile di Scicli per verificare lo stato attuale in cui versa il bene architettonico. Si arriva dunque a una fase importante, quanto non più rinviabile, attesa da anni dalla provincia eblea. Celebrata questa mattina in cattedrale a Ragusa dal Vescovo la messa interforze. Per l'occasione il questore, la dottoressa Giusi Agnello, ha donato al sindaco di Ragusa Cassì una palla di Natale della Polizia di Stato. È stata celebrata questa mattina presso la cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa la messa interforze, un momento per scambiarsi gli auguri in vista del Natale, ma anche di condivisione tra tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio provinciale ibleo. A celebrare la messa il vescovo della diocesi di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, il quale ha sottolineato il ruolo delle istituzioni, soprattutto in un momento di pandemia come questo. La celebrazione odierna è l'occasione per ringraziare tutti gli uomini e le donne che operano nel nostro territorio per assicurare l'ordine e la serenità nella convivenza civile, soprattutto in questo tempo di pandemia. La dottoressa Giusi Agnello, questore di Ragusa, ha sottolineato l'importanza della sinergia tra le varie forze di polizia, ma soprattutto la sinergia tra le istituzioni. L'iniziativa di oggi, fortemente voluta dal capo della polizia, dal nostro Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nello spirito di condivisione che la Polizia di Stato tutti i giorni vive il proprio servizio assieme anche alle polizie locali. Continuiamo a espletare i servizi cosiddetti straordinari, considerata appunto questa esigenza dei Green Pass, dei vaccini e quant'altro, ma noi vogliamo comunque comunicare ai cittadini la nostra vicinanza e il desiderio anche da parte nostra che si ritorni alla normalità. Per l'occasione è stata consegnata dal questore al sindaco di Ragusa una palla di Natale brandizzata della Polizia di Stato e a testimonianza dell'impegno al servizio della comunità, come simbolo di vicinanza alle istituzioni. Questa mattina la questura di Ragusa ci ha fatto dono di una bellissima palla di Natale che abbiamo apposto in cima al nostro albero che rappresenta appunto il Natale. Un momento in cui le istituzioni si ritrovano anche per compattarsi, per lanciare un segnale di forte comunità. Cambiamo argomento, viene rinnovata la linea BRT1 dell'AMTS di Catania. Più
efficiente e più sicura. È la BRT1 di Catania, la linea veloce voluta all'MTS che collega la zona nord della città con il centro partendo al parcheggio 2 Obelischi, un non percorso protetto nato nell'aprile del 2013 e adesso rinnovato e presentato questa mattina. L'amministrazione comunale e l'azienda partecipata del trasporto pubblico hanno dunque progettato interventi migliorativi che ne aumentano la sicurezza e la velocità anche grazie all'utilizzo dei semafori intelligenti che eviteranno gran parte delle intersezioni promiscue con il traffico veicolare, spesso causa di rallentamenti nello scorrimento degli autobus cittadini. Le caratteristiche del percorso, come brevità, protezione, concordoli, priorità semaforiche e l'elevato numero di autobus programmati con almeno 8 vetture e una frequenza nelle ore di punta di 7 minuti, unitamente a una tariffazione integrata con la sosta di scambio particolarmente vantaggiosa per l'utenza, con un solo 1,50 euro al giorno, con due biglietti andata e ritorno da 90 minuti ciascuno, sono elementi che garantiscono una rinnovata affidabilità e velocità finalizzata a incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico. Noi con questa ristrutturazione voluta dal Comune di Catania e finanziata con i fondi Pommetro e l'Unione Europea abbiamo avuto la possibilità adesso di riprendere la regolarità del BRT1 e di riprendere l'efficienza del 2013, se possibile anche migliorandola. Più corsia protetta da cordoli, più semafori intelligenti sul percorso e tutti questi miglioramenti consentiranno di avere una frequenza di 7 minuti, quindi ogni 7 minuti dal 2 Obelischi partiranno degli autobus per il centro cittadino e da qui al centro cittadino occorreranno appena 20 minuti, che sono molto meno rispetto al tragitto fatto in auto. In più abbiamo dato tante agevolazioni anche per il carpooling, quindi se si viene insieme in macchina si pagano veramente giornalmente cifre ridicole. Parliamo da 1,50 euro andata e ritorno, compreso il parcheggio, addirittura anche a una cifra inferiore se ci si organizza con più persone all'interno di un'auto. Quindi una linea che è di fatto una metropolitana di superficie, tutta cordolata, tutta protetta, che consente al cittadino di recarsi in tempi certi e velocemente al centro città. Abbiamo voluto investire sul BRT1, stiamo facendo la stessa cosa sul BRT5. A gennaio inizieranno le procedure per questa nuova linea che permetterà di collegare la zona est della città al centro storico della città. È una strada di cui siamo assolutamente orgogliosi, che produrrà eccezionali benefici in termini di flusso veicolare decrescente nel centro storico della città con mezzi privati e anche sul tema del rispetto dell'ambiente, su cui c'è una grande e crescente sensibilità. E si riesce ad arrivare in centro in pochi minuti? In pochi minuti, in 7-8 minuti, 10 minuti, dipende dal traffico e poi con le corsie che ci stanno nuove, quindi ci troviamo molto bene. Adesso spazio ai vostri presepi con il presepe della famiglia Petrieri, un presepe che arriva dalla città di Modica. Tutto, grazie per averci scelto, buon proseguimento.